Mamma mia, quanto tempo abbiamo passato le vacanze e il 1° settembre è rappresentativo, perché ovviamente è il primo giorno dell'inizio di quello che poi per tutti è un nuovo anno, no? O no? Perché alla fine sappiamo che l'anno inizia nella realtà il 1° settembre, che poi è una grande corsa sino all'estate prossima. Allora, io provo questa nuova funzionalità leggendo i vari commenti vostri, quindi vediamo che cosa riesci, cosa arriva. È la prima volta che la uso, ma è carina perché permette di fare sostanzialmente quello che ha sempre fatto, che faceva prima, Clubhouse. Semplicemente ora è così. Allora, vediamo se mandate qualche commento, che qua vedo veramente un mucchio di ascoltatori, vedo anche i nomi, però non ho capito bene come appaiono i commenti. E allora questa è la prima domanda che, al posto di farla voi a me, la faccio io a Facebook. E la soluzione può essere lasciare un commento. Allora, da qui, dall'app, io non lo vedo, ed è straordinario, però se vado all'interno del via web della pagina invece li vedo. Come faccio a sapere? Non vedo commenti. Vabbè, probabilmente i commenti. Aspetta, che forse c'è qualcosa. No, qui c'è chi mi chiede di entrare, però tuttavia i commenti non li vedo. Vabbè, magari i commenti qua non sono possibili. Anyway, se volete lasciarmi invece un commento in ogni caso, dentro la. Ah, aspetta. Forse, all'interno degli eventi. Mamma mia, però che casino che hanno fatto qua, perché questa cosa dovrebbero metterla non qui. Ah, vedete qua qualcuno chiede di parlare. Dovrebbero metterla non qui, ma i commenti dovrebbero metterli direttamente dall'altra parte. Dice, questo contenuto non è disponibile e quindi che vi devo dire? E niente, lasciamo così. Vedete Facebook, questa cosa, una cosa fatta male, avete presente una cosa fatta male? Va bene, allora io le domande a questo punto fate così, facciamole in voce, al volissimo proprio, vi tiro dentro quando volete, vediamo Laura Rigano, vediamo Laura Rigano qua che cosa dice e mi fate un commento vocale e via, e io poi dopo provo a rispondere. Vai Laura, vai, devi accettare l'invito Laura, premi accetta invito, faccio, diamo solo audio. Accetta invito, niente, non, guarda, Giusy Benigno. Tutti e due, vediamo chi è che di voi due accetta per primo e mi fate la vostra domandella. Io sono qui pronto. Niente, David Spinett, vediamo così, inviati a, cioè mi avete chiesto sostanzialmente, per chi non lo sa, di, come si dice, di parlare e io ho accettato, cioè ho mandato l'invito, però non rispondete, dovete premere ok. Vediamo chi altro c'è che in questo momento sta ascoltando. Oh, eccoci qua. Vedete? Chi sei? David? Ciao David. Ciao. Ciao. Vai. Vai David. Era soltanto una prova, ho visto che Grazie. eri in linea e Molto, quindi molto utile. stavo Vedo il tuo cercando di capire profilo. come interloquire. Ecco, questo è un modo già. Vedo nel tuo profilo un elicottero, vedo nel tuo profilo una bella banda con le bandiere italiane, viva l'Italia, e qua, insomma, che lavoro fai che ti vedo in mezzo ai Ufficiale Guardia di vecchi? Finanza. Ah, urca miseria, aspetta un attimo, no, beh, no, scherzi, scherza. In Italia fa sempre paura la Guardia di Finanza, mentre in Inghilterra sono amici, è incredibile Anche questa cosa. all'estero. Sì, qua siamo amici, no? Nel senso che qua lo Stato, la parte dei, se ti devono dei soldi te li dà subito, cioè in generale, no? Se lo so che voi non c'entrate Sì, niente no, con ma in dare i soldi. realtà Qua, in Italia si spaventano tutti quando sentono la Guardia di Finanza. diciamo che non c'è un corpo omologo all'estero, però vabbè, c'è No, non un'interfaccia come imposto, educante. no, no, dico l'equivalente, no? Sì, certo. L'equivalente qua. Sì. Va bene, senti, ti occupi di digitale anche un po', ti interessa il tema? Poco, mi è capitato, ma mi appassiona molto. Ho degli amici su Milano che, insomma, c'è una unità specializzata e Wow. poi, cioè, sì, comunque, qualcosina. Tanta roba. Bueno, Qualcosina. È grazie sempre un David, piacere alla prova. ascoltare e Un leggerti. abbraccio. Ciao, un Ciao. abbraccio anche Ciao, allora Massimo Falzone, vai. a te. Ciao, buongiorno. Massimiliano, perdonami, ho fatto un No, è errore. uguale, buongiorno. Ma che belle foto che hai. Guarda qua, io perché guardo i profili, ecco, bella questa cosa carina. Mente Eh contorta, con la torta, la mano che parla, eccetera, eccetera. Che co di sì. cosa ti occupi, Massimiliano? Io sono uno giovane in pensione, purtroppo. Porca miseria, cioè? Per colpa di una neoplasia non posso più lavorare, allora
Ok, aspettiamo, e io ho i tuoi post qua, però dice alcune porte vanno chiuse, va, se torno a Londra mi obbligo, voglio fare questa provina, no, di guardare i post, se torno a Londra mi provo di stare a casa con obbligo di tampone, merda è questa, cioè, è giusto, certo, andiamo avanti, qua è Filippini Cattolica, vabbè, insomma, di cosa posti tu di solito? Ma guarda, un po' in generale, non mi piace più le dirette, ti seguo tantissimo per tante novità che mi hai dato nel campo dell'informatica. Grazie Massimiliano. Veramente. Senti, una domanda, se non ce l'hai tu la facciamo fare agli altri, così manteniamo, come dire, diamo assolutamente onore. Sì, allora, assolutamente, vai. Perché non sapevo come funzionava, ho provato. Un abbraccio e ti ringrazio tantissimo. Ok, perfetto, va bene Massimiliano, grazie. Rimango in ascolto, ciao. Ci abbiamo Andrea, Andrea fammi una domanda. Ciao Andrea. Marco. Ciao. Eccolo, vai. Ciao, mi senti, sì? Sono quaissimo. Sono qua, una bella idea. Allora, sono onorato di poter parlare direttamente con te e mi sono piaciute molto le serate che stavi facendo il lunedì, quelle in diretta con tutte le interviste, bellissimo, grazie, bellissimo format, interattivo e veramente efficace anche secondo me. Sì, molto faticoso, perché è molto faticoso, però infatti adesso lo so. Volevo alternare con questa prova qua audio dove è tutto più semplice, là c'è un lavorone, mamma mia che roba. Immagino che gestirlo da solo non sia semplice, io ho fatto comunicazione a Padova e un po' di montaggi video, un po' di filmati, un po' di cortometraggi li ho fatti, per cui posso immaginare in minima parte del lavoro che c'è dietro a quello che fai in quelle serate, per cui... Grazie, grazie mille Andrea. Hai una domanda per caso da farmi? Allora, la mia domanda è se prima o poi sarai in qualche università italiana a fare qualche corso di comunicazione, di marketing o sì, comunque sì, sulle sì. Io insegno ho un mio corso che continuo a tenere all'Università Europea di Roma, però per ovvie ragioni faccio solo un semestre, quindi... inizia di solito a gennaio, il quinto anno che faccio con loro, quindi è proprio all'interno del corso di laurea, cioè di più corsi di laurea in realtà, perché è un facoltativo da 6 crediti. Okay. E quindi nulla, per cui l'Università Europea di Roma è aperta, non so, essendo un'università privata, non so quanto possa essere aperta al pubblico, ma sicuramente se mi volete venire io volentieri vi ospito, a te e a chiunque sia in ascolto, nessun problema. Volentieri. E un'altra cosa è la formazione digitale che dovrebbero iniziare a fare nelle scuole per tutti i ragazzi. Cioè dovrebbe essere una materia che secondo me si dovrebbe iniziare a insegnare, la formazione digitale. Secondo allora, me assolutamente è fondamentale sì. In questo periodo. Bravo, sono d'accordo con te. Tu hai già iniziato a parlare di questo tipo di insegnamento e di proporlo, perché non so in che modo si possa fare, però secondo me è una materia come l'educazione civica, ci dovrebbe essere anche l'educazione digitale. Come allora, purtroppo è un periodo in cui ritengo che in generale la politica, sembra che la stia prendendo da lontano, ma in realtà ha un senso, abbia un po' poca visione, no? Ma parlo in generale, non è destra e sinistra, cioè 360, e quindi si è un po' concentrata su se stessa e secondo me poco sulla visione in generale del paese. Questo non significa che la politica non sia una buona cosa, ma in questo momento la vedo un po' così. E quindi si fa un po' fatica, cioè nel senso che anch'io mi sono proposto gratuitamente per aiutare in alcuni casi, uno noto recente, quello dell'attacco alla Regione Lazio, eccetera, ma sì. Non ho mai sentito nessuno. Probabilmente, insomma, tendono ad avere gli occhi un po' chiusi da questo punto di vista. E in realtà, quindi non credo mi ascolteranno, io proverò di nuovo sul tuo sollecito a riproporlo, ma l'ho già segnalato che non è tanto la mia lezione le vogliono le scuole, mi scrivono e me le chiedono spesso, io adesso sto cercando di organizzare qualcosa di gratuito per loro, magari se ci sono dei costi coperti dagli sponsor, ma per non farli pagare le scuole che già sono certo. abbastanza appesantite, però più che le mie lezioni estemporanee effettivamente servirebbe davvero una che diventasse una materia e soprattutto anche con un approccio corretto, perché è inutile insegnare a usare il tablet o come fanno con la patente europea del computer il Word 2000, perché sì. Non è quello che serve sapere cosa ci puoi fare, quali sono i vantaggi, a cosa stare attenti, quindi assolutamente sì, bello stimolo e lo riaccoglierò e
Ci provo. Finita la chiamata, grazie. Faccio una riflessione. Grazie a te, Andrea, del pensiero. Grazie della possibilità. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Allora, invitiamo. Qui c'è un mucchio di gente che vuole parlare. Bello, carino, vai. Allora, domande però, ragazzi. Domande. Francesca Vanacore e Fabio Paccetta. Ne invito due, più che altro perché così almeno se qualcuno non risponde, siamo, cioè non risponde, nel senso non accetta l'invito per tempo, non siamo in silenzio per a lungo, anche se la mia formazione radiofonica è con la voce, ragazzi, eccoci qua. Il prossimo... Allora, meno male che avete interrotto questa tragedia, ciao Fabio. Ciao, buongiorno, ciao, una domanda velocissima. Allora, tutti penso che ti ammirano per quello che fai. Ci aspettiamo una tua conduzione di un programma dedicato alle reti Mediaset o pensi di pensare di fare un progetto simile? Okay? Grazie Fabio per la domanda, grazie mille. Allora, io in realtà in questo momento penso di essere nel momento, nello spazio migliore in assoluto, perché così raggiungo veramente milioni di persone, grazie. Aspetta, Fabio, se stacchi... come si fa a staccare? Posso... Ecco, se no c'era troppo rumore. Perché è un programma storicamente il più visto d'Italia, anche il più longevo, e lì dentro io posso arrivare veramente al grande pubblico, perché essendo un programma di intrattenimento, anche se con contenuti molto sostanziosi e seri, tuttavia arriva a veramente tanta gente. Anche a quella che in fondo non guarderebbe mai, a mio parere, un programma dedicato. Questo non significa che non ci sia spazio, ma per me il posto migliore è quello dove sono adesso, magari meno ego sollecitante, per usare un forse neologismo, cioè nel senso che è ovvio, ho il mio programma, fa più figo, però insomma sono un po', comincio ad avere una certa età, le mie cosine le ho fatte, ora voglio servire a qualcosa, no? Voglio cercare di essere utile, e secondo me in questo modo sono utile, e quindi sto lì volentieri, più a lungo possibile, fino a quando sarà possibile, perché possono non volermi loro, possono cambiare delle altre condizioni, possono succedere tante cose nella vita, però sulla carta, secondo me, è il posto migliore. E poi devo anche dire che fino a quando mi vorranno, io sarò sempre grato, perché, e non è piaggeria, ma dovete pensare che io ho questa voglia di fare questo lavoro, cioè di diffondere cultura digitale, è una cosa che parte dal 1995, 94-95, quando allora Cecchetto mi aveva messo in onda insieme a Fabio Volo a parlare di Fabio Volo, ovviamente non si intendeva, non si intende queste cose, ma era apposta proprio la controvoce, no? Perché chiedeva e faceva domande. E quindi allora, da allora io ho sempre avuto questo desiderio, l'ho attraversato attraverso, scusate, perdonate la ripetizione, l'ho sperimentato attraverso varie opportunità, che però sono sempre risultate, insomma, come dire, poco efficaci, anche perché ho un mio programma che sulla 7 allora, e che in effetti era avuto la sfortuna di andare in onda pochi giorni dopo l'11 settembre, quindi l'audience poverina ha fatto quello che poteva, del 2001, e successivamente altre esperienze, positiva quella su RTL, come ospite anche lì di uno spazio di altri, tutte le mattine, insomma, positiva tipo, più che per me, per i risultati. Aiutavo soprattutto le aziende, anche perché a quell'ora del mattino c'erano molti piccoli imprenditori che viaggiavano in macchina. E tuttavia oggi un programma magari ci sta di approfondimento, potrebbe starci, ad orari ovviamente diversi, in luoghi diversi, nel senso non tanto di rete, ma proprio di palinsesto, cioè di senso di comunicazione. Ma ecco, non sto lì fino a quando mi vorranno, perché comunque... aver creduto, e questo lo ha fatto Antonio Ricci, aver creduto sul fatto che un contenuti come i miei, che sino a pochi giorni prima, fino agli anni precedenti, non era stato possibile portarli in prima serata perché considerati noiosi, e lui ha voluto invece provarci, e quindi cosa vi devo dire? Sono grato io, ma secondo me anche molti spettatori dovrebbero essere grati, perché oggi hanno, e lo sono infatti, dico grati, hanno la possibilità di, come dire, no, ricevere contenuti che fino ad allora ritenevano poco utili. Risposta infinita, a pioggia, ma mi hai aperto un, come direbbero gli indiani, un chakra, che in qualche modo è caldo, e quindi grazie della domanda. Allora, vediamo chi altro c'è qui. Satapum, Satapim, Gabriele Gobbo, grande Gabriele,
mi ha aiutato, adesso intanto l'ho invitato in una serie di altre attività, ed è un ragazzo che anche lui si occupa di digitale, eccetera, perché poi ogni tanto uno dice, ah, ma i tuoi colleghi, ma io vorrei che ce ne fossero tantissimi, io sono il contrario del voler essere solo io, anzi, che ci siano tanti MCC o tanti, chiamateli come volete, che diffondano cultura digitale, perché significa cose buone. Il digitale non è solo fatto di cose buone, ma la cultura digitale è necessaria anche proprio per evitare quelle cattive. Gabriele però oggi è poco digitale perché non ha visto l'invito, e allora aggiungo, chiamo altri tre insieme. Dai, Salvatore, Roberta e Gio, vediamo che cosa arriva. Ovviamente quando accettate parlate uno alla volta. Vai, andiamo veloci che devo stare più conciso nelle risposte, anche perché manca un quarto d'ora, quindi abbiamo veramente poco tempo. Allora, forza, vai con chi c'è qua dentro, chi sta arrivando, vediamo. Andiamo, Andrea Casadio, ricevuto l'invito, e poi chi altro ho qua? Salvatore, eccoci qua. Vai Salvatore, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come va? Tutto a posto? Eccoci qua. Tutto alla grande, va, che belle scarpe gialle, anch'io uso le scarpe gialle in diretta. Vedo il tuo profilo, eccoci qua, cappellino, le cose, va, very cool, man. Come direbbero, non so se gli inglesi o quelli come me che non parlano bene né una lingua né l'altra. Senti, vai con la domanda. Io una domanda volevo farti, visto che a me capita spesso, in quanto mi occupo anche di digitale, digital forensic. La domanda è: hai provato mai a pensare di fare qualche programma per sensibilizzare i giovani sul cyberbullismo? Ma devo dirti che un programma, inteso come programma televisivo, come lo dicevo già adesso in tutta la risposta precedente, in realtà un po' c'è, nel senso che all'interno delle rubriche, cioè dei miei servizi, spesso tratto questo tema. E se invece intendi un altro dedicato. Ah, dedicato. Sì, ma perché dedicato, vedi, c'è questo problema che ho già detto prima, magari mi sbaglio, quindi non è detto che io sia dalla parte, cioè che abbia ragione, ma ho la sensazione che a certi temi li devi toccare all'interno di altri contenitori, perché se li tocchi all'interno di un contenitore che si chiama già così, attrae solo quelli interessati a quel tema, no? Cioè tu dici, sì, guarda, e allora non so quanto potrebbe funzionare, soprattutto non so quanto potrebbe interessare una rete, chi lo sa, però... Guarda, io, a me capita molto spesso di stare a combattere, come si suol dire, con questa generazione di giovani dove non capiscono cosa fanno avendo un telefonino in mano, i danni che possono fare ad altri giovani. E credimi, io ho una pagina tutta mia di tecnico forense, e a breve anche uno streaming che farò dedicato solo al digital forense, che sul mio portale. Che ti mando una mail, info@peritoforense.info, l'ho visto qua, così rimaniamo in contatto, chi lo sa, magari ci sono cose che possiamo... E guarda, sarebbe una bella cosa, io collaboro con un'emittente televisiva e streaming e vorremmo fare un qualcosa sui giovani, perché credimi, tu lo sai, ti è capitato, molti giovani dai 9 anni ai 16 anni fanno molto cyberbullismo, e questa cosa fa molto male alle famiglie che lo subiscono. Lo so, l'ho trattato parecchio il tema, è un grosso problema, una grossa questione, infatti comunque sono frequenti i servizi su quel tema, in cui lo spiego sia dalla parte appunto di chi non dovrebbe essere, perché bullare, cosa significa anche bullare, perché alcuni non si rendono conto, no, di farlo, e anche delle varie questioni, anche delle sottoquestioni, pensa ad esempio alle chat della scuola, di gruppo, di WhatsApp, che hanno il problema che sono utili e quindi uno non è che se ne può andare perché è utile, e magari lì dentro viene bullato, che è ben diverso da dove puoi cercare. Sì, proprio questo. No, faccio un esempio, quindi c'è molto da dire in effetti. Dai, sentiamoci che magari ci vengono delle idee. Grazie. Ciao Salvatore, ti scrivo dopo. Ciao a tutti. Gabriele Gobbo! Ciao! Eccolo. Allora Gabriele, come stai? Tutto bene? Passato molto bene, locali? Molto bene. Ho visto che hai fatto un bel giro in Italia, e quindi io voglio cambiare discorso, scusatemi se vado più leggero, ma sei riuscito a organizzare il viaggio col digitale? Ma va, no, niente, non ce l'ho fatta, perché praticamente ho abbandonato abbastanza subito l'idea, perché quando mi hanno inserito avevo messo quella mappa, che l'idea era anche bella, forse on the paper, sulla carta, come si dice, in principle o di principio, ma poi di fatto mi mettevano molti delle destinazioni così, tipo
ciao, sono qua, cioè cose un po' poco, come dire, utili ai fini del, perché dirmi che c'è la basilica a Roma di San Pietro non è che è molto utile, uno mi dovrebbe dire, avrebbe dovuto dire, immaginavo io, guarda, qui c'è un bed and breakfast, un hotel 5 star, a seconda di ognuno cosa vuole proporre, qua dietro che è molto bello, in più c'è un ristorante dove fanno una matriciana pazzesca, proprio dietro San Pietro, si chiama Giovannazzo Pirolino e ci vado spesso. Questo dovevi purtroppo... seguire i commenti, dovevi fare 6 mesi di viaggio praticamente. Bravo, no? E allora, insomma, praticamente alla fine non ce l'abbiamo fatta, in più per questioni familiari, perché siamo tutti umani, si è rimasti un po' più fermi in Romagna del previsto, insomma, alla fine è andata così. Senti, ma è inutile che ti chieda una domanda tecnica, perché fa sorridere fra di noi. No. Te la faccio io, come va il tuo programma? No, dovete sapere che Gabriele c'è un suo programma che parla di digitale su una televisione di Udine, giusto? Sì, faccio una syndication che va in varie regioni d'Italia, è un programma unico che piccole televisioni italiane distribuiscono. E sembra assurdo parlare di digitale in televisione, che sarebbe un mezzo vecchio, ma come hai detto anche tu, del digitale bisogna parlare dove il digitale non c'è, così le persone meno esperte, io ovviamente avendo te come maestro ti scoppiazzo a man bassa. Ma devi, vai, spero che di fare cose giuste, sennò copi quelle sbagliate, mannaggia. Va bene, dai. Grazie Gabriele. Marco, un abbraccio. Salvatore, buongiorno, ci rimangono 10 minuti, vai, sfruttiamoli al massimo. Buongiorno Marco, innanzitutto volevo farti i complimenti per la tua splendida persona, perché sei veramente una persona fantastica che si mette sempre in discussione. Quindi, carino, grazie. Ti voglio dedicare una frase che a me piace tantissimo di Leopardi, che dice questo: è curioso vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto hanno le maniere semplici, e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore. Grazie, veramente grazie, cioè emozionante, grazie, molto, molto carino, grazie. Sì, ci ritrovo, devo dire, non tanto nell'uomo grande, che quello non penso, però soprattutto nella parte quella in cui le maniere semplici a volte vengono prese di poco valore, perché è un po' così, siamo in un momento in cui la società tende a invece, come dire, dare più credibilità a chi fa un po', come si dice nel mondo universitario, il trombone, cioè quello che, buongiorno, sono il professor Marco Camisani Calzolari, mi dica, e a quel punto uno si spaventa e dice, wow, quanto è credibile. Se invece parla semplice lo è un po' meno. Per cui mi ci ritrovo. Grazie davvero. Senti, vedo che hai una bella porta in mezzo alle persone. Sei un speaker anche tu. Anch'io, comunicazione e marketing. Insegno comunicazione e marketing, quindi diciamo più o meno facciamo le stesse cose. Wow, adesso vado a vedere su LinkedIn, Salvatore di Lecce, che cosa fai. Vado a vedere, sono curioso. Faccio un po' di roba divertente. Comunque, bello, vado a vedere. Volevo farti una domanda. Vai. Secondo te, tutto questo essere social, quindi Facebook, TikTok, Instagram, per quanto tempo potrebbe durare ancora? La gente potrebbe stancarsi di questo comunque diario personale, di queste pagine dove esibirsi, restare comunque sempre sul pezzo, quando magari la nostra indole ci porta fondamentalmente ad essere altro nella vita reale? Ma guarda, è ciclico, nel senso che secondo me sì, cioè per certi aspetti sì, è già successo, cioè se torni indietro di 20 anni sono successe tante cose, 25 insomma, e forse anche 30 dai primi newsgroup, e il desiderio di condividere è umano. E dello scambio di conoscenza è umano, e magari lo è un pochino meno di massa invece l'esibizionismo, cioè lo è solo di alcuni. Allora alcuni mezzi, cioè alcune piattaforme tendono, a mio parere, ad esaltare e a rendere più, come dire, più adatta al mezzo la parte più esibizionistica, e altre invece è la parte più contenutistica. Quella più esibizionistica, secondo me, nel modo in cui è fatta oggi, nel modo in cui ci si esprime oggi, tenderà un po' a scemare, a mio parere, perché io vedo, perlomeno nella mia esperienza, tutti quelli che per primi hanno iniziato allora, e in cui raccontavamo ogni pezzo della nostra vita, ma lo facevamo quasi più per sperimentare che per puro egocentrismo, anche se una buona parte c'era sicuramente, oggi hanno smesso, cioè oggi sono un po' stufati. Non so se per una questione di età,
ma non credo, o per, banalmente perché dopo un po' finiscono anche, cioè una volta che ti ho fatto vedere 50.000 volte il fisico super mega top, che io peraltro non ho, dico, parlo di chi ce l'ha, o gli occhi belli, o quanto è bello il mare dove sto, e poi dopo un po' si finisce, no? diventano sì, tutto per l'ascoltatore. Quindi, ad esempio, rimarranno sicuramente invece tutti gli scambi che in qualche modo producono qualcosa, dove c'è del valore che si scambia, che può essere di qualsiasi tipo, non deve essere alto per forza, deve essere anche ma come faccio a aggiustare la candela della macchina che si è rotta? Ecco, lì è più facile che vada avanti. Però chi lo sa, vedremo, dipende anche molto dai mezzi, vedi, ogni mezzo ha le proprie caratteristiche, in questo caso stiamo parlando in voce, poi c'è quello super 3D, poi c'è la parte del video normale, poi c'è la TV. Il mezzo fa un po' il contenuto, il mezzo è anche il messaggio, vedi, McLuhan che insegnava questo. Sai che faccio ad esempio, Marco? Io faccio spesso progetti con le scuole, dove faccio questi corsi in digital marketing, e spesso e volentieri, soprattutto con quarto e quinto superiore, cerco di inserirli o di farmi sentire comunque parte integrante del futuro mondo del lavoro. Tipo seleziono un'azienda, faccio fare un project work finale per questa azienda che spesso e volentieri sposa comunque le loro idee sia sui social, che quindi sia online che offline, in maniera tale che i ragazzi che frequentano le scuole si sentono in qualche maniera responsabilizzati a dover comunque capire come funziona il loro futuro all'interno di un'azienda, all'interno comunque di un qualcosa che li faccia sentire comunque già più grandi. Perché spesso e volentieri a scuola si fa un po' di retorica scolastica, cioè tu devi studiare, devi essere interrogato, devi fare questo. Mentre sentirsi comunque parte integrante di un progetto lavorativo, quindi professionale, dà comunque molti più stimoli ai ragazzi, si sentono molto più interessati e sono molto più coinvolgenti. Anche nel loro, anche tra gli stessi studenti, loro si sentono più parte attiva. Certo, sono assolutamente d'accordo con te, e non è un percorso facile, come dicevamo prima, parlando della scuola, ma assolutamente deve essere intrapreso, perché quello che oggi è la vita professionale, la vita anche, come dire, umana, quella di relazione, oggi non è ben rappresentata dalla scuola, è rimasta un pochino indietro e c'è bisogno di fare un passo avanti. Marco, teniamoci in contatto, ho qualcosa da proporti anche in futuro, se ci mandiamo una mail magari ne parliamo. Scrivimi via LinkedIn. Ti scrivo su LinkedIn, vabbè. Dove leggo qualcosa, il resto un casino. Ok, un caro saluto, buon lavoro, ciao Marco. Grazie Salvatore. Allora, vediamo chi ho da invitare qua. Nunzio, ciao. Allora, fammi modifica ascoltatore. Le richieste arrivano da Nunzio Privi e poi non mi fa vedere. Non mi fa vedere il dopo, non so come mai. E chi altro c'è qua tra gli inviti? Ecco, questo lui voleva fare domande e basta. Va bene, allora, mentre arriva Nunzio e accetta, e mentre arrivano altre richieste, qui io, siccome mancano 4 minuti, intanto vi pre-saluto, vi ringrazio di questo momento, perché comunque è un bel esperimentino, che per quelli che si occupano di comunicazione è alternativo a Clubhouse senza essere Clubhouse, sembra una banalità, ma ha un suo because, come dicono gli inglesi. E Nunzio accetta, ti ho mandato, se mi senti, ti ho mandato l'invituzzo. E per il resto vediamo se mantenere questo appuntamento ancora, se rifarlo o no, dopo tutto sono sempre tutti esperimenti, quindi magari si può fare ogni settimana, ogni mese, ogni anno, chi lo sa, vediamo. Io ho deciso di tenerlo breve anche proprio per non farlo diventare, sulla base dell'esperienza di Clubhouse, una come si dice, una lunga chiacchiera senza fine, no? Dove alla fine diventa quasi un po' stucchevole, no? Il dover parlare per forza, il dover star lì, non sai mai quando finisce. Invece ho pensato che un 30 minuti fossero adatti. Allora, siccome a proposito dei 30 minuti ne mancano due, vi fa vedere cosa è arrivato qua? No, ormai non invito più nessuno, perché non accetto più nessuno, perché appunto manca un minuto e mezzo. Allora, io vi voglio solo dire che, rispondo io a una domanda che mi faccio da solo marzullianamente, che anche quest'anno cercherò di impegnarmi al massimo con i mezzi che avrò a disposizione nel cercare di trasferirvi tutta la cultura che un po' accumulo e un po' sono in grado di selezionare sulla base di quello che io ritengo sia giusto o sbagliato, e cercando di continuare a fare cultura il più possibile nei limiti di quello che posso, cercando sempre anche di essere il più libero possibile da condizionamenti esterni. Il fatto di vivere a Londra sicuramente mi aiuta,
che non è tanto la città, ma è la lontananza da un mondo che a volte, no, che è poi il mio di riferimento. Lavoro anche qua in Inghilterra, collaboro con istituzioni, eccetera, aziende, ma in questo modo, come dire, con il mondo italiano sono un po' meno legato e da qui lo aiuto meglio le persone, tant'è che avete visto che insomma sono sempre molto libero da sponsor, non faccio quasi mai ad, e per cui sono, come dire, seleziono tutto con molta attenzione e cura. E quindi ecco, posso dire che mi riprometto di passare un inverno così, una nuova stagione, perché come sappiamo appunto inizia da oggi per quasi tutti e finirà, Natale sarà solo una pausa, non sarà un vero nuovo anno, ma finirà a luglio dell'anno prossimo, più o meno, ecco, diciamo, in realtà poi anche a giugno. Per cui ragazzi, io vi ringrazio di questo esperimento, ho visto che le domande sono belle, forse però qualche contenuto ce lo devo mettere anche io, un po' come facevo nel live digital show, e quindi prenderò spunto da questa chat di prova, da questa audio qualcosa, poi gli daremo un nome, e vi saluto, buona giornata dal vostro MCC. Ciao amici.